Allora, Le corde dell'anima sono nate 4 anni fa da un'idea mia e di Nicoletta Polla Mattiotta. Avevamo scelto di fare un festival che fosse un po' diverso dai tantissimi festival che pullulano in tutta Italia e quindi volevamo unire la letteratura e la musica. In ogni incontro le parole e le note sono insieme, intrecciate in un unico spettacolo. Devo dire che l'idea si è rivelata vincente, questo intreccio è piaciuto molto, tanto che siamo partiti con il primo anno già bene con 30.000 visitatori e il terzo anno ne aveva 60.000. Da Caposella, da Alicia Jimenez Bartlett, a Clara Sanchez, a Uto Ughi, a... me ne vengono in mente a Pupi Avati, a Fresu, Paolo Fresu, che ci sarà domani sera in un duetto insieme appunto a Pupi Avati, che ha un grande amore per il jazz. Ieri sera c'è stata Daria Bignardi. Insomma, gli ospiti sono veramente tanti e intrecciamo sempre questi due linguaggi. Credo che ci sia ancora un po' di rimbombo.